Ciao a tutti ragazzi, in questo video vi parlerò del terrore che ho del ciclo. Comunque volevo già dirvi che, cioè, se sei un ragazzo questo video non vi riguarda perché non hai il ciclo. E quindi se sei un ragazzo che sta guardando questo video ti consiglio di non guardarlo. Adesso vi spiego. Comunque, il mio primo ciclo è venuto circa verso prima dei 13 anni. All'inizio non avevo un flusso molto grande, cioè, comunque, però era un po' irregolare il ciclo perché era venuto poi dopo un sacco di mesi, però vabbè, non sentivo proprio neanche un po' di dolore. Infatti ero felice perché ho detto, ah, sono una di quelle persone che non se ne accorge proprio, probabilmente. Poi è andato avanti così per circa 6 mesi, e, cioè senza dolore, e comunque poi verso ottobre ha iniziato a fare molto male e quindi, cioè, ha fatto malissimo. E io non, all'inizio non pensavo, non ero neanche sicura se fosse grazie al ciclo, mi sembra, però poi avevo capito che fosse grazie al ciclo. E vabbè, poi diciamo che ho lasciato perdere pensando, vabbè, può capitare magari. Poi però forse mi sembra che sono stata 2 mesi senza avere dolore e poi è tornato, però forse neanche, mi sembra che già il mese dopo era ancora brutto e quindi poi ho capito che era grazie al ciclo. E quindi ogni volta che mi veniva un mal di pancia fortissimo, anche magari un minimo di nausea, ma proprio poco, e vabbè, era brutto, però comunque poi vi spiego meglio che è peggiorato pure. Però comunque continuavo neanche a tanto pensarci, cioè tipo prima che mi venisse non era tanto una tragedia per me, non è che dicevo, ah, mi sta venendo il ciclo, non ero tanto preoccupata. Però poi continuando per mesi e mesi che continuava a farmi male e le cose, non ce la facevo più. Poi è arrivato il punto, non mi ricordo quando, ma è arrivato il punto in cui, diciamo che anche solo una settimana prima che so che mi, cioè una settimana prima che mi viene il ciclo, mi metto magari anche a piangere e a stressarmi come che, perché so che probabilmente soffrirò un sacco di dolore e tutto. E comunque poi tipo da quando sono andata in lockdown, che ancora sono in lockdown per il coronavirus, mi sembra che sì, da là ho iniziato anche a vomitare per il ciclo, cioè che quando avevo dolore mi veniva anche un po' di nausea, cioè forte nausea. Quindi vomitavo pure ancora adesso. E è brutto, cioè, perché per me è quasi come una specie di gastroenterite. Io ho sempre odiato la gastroenterite. Infatti non so se avete già visto il mio video dove dico che odio, che è uno dei miei incubi peggiori, la gastroenterite. Cioè è diventato come avere la gastroenterite ogni mese quasi. E quindi per me è bruttissimo. Però comunque vabbè, almeno questo dolore tutto quanto mi viene solamente il primo giorno di ciclo, non so perché, però mi viene solo il primo giorno. Però per me è bruttissimo perché in questo periodo mi sta venendo anche quasi sempre il giorno dopo in cui mi dovrebbe venire, di un giorno in ritardo, e quindi in pratica so sempre quando mi deve venire, e quindi è come sapere già prima che sto per avere una giornata terribile, piena di sofferenza al 99%, e quindi per me è bruttissimo, e quindi piango, sto malissimo, uno stress incredibile. E poi dopo, infatti, è da un anno che ho sempre ragione a piangere, perché è vero che poi dopo sto sempre male. E non so quando finirà questa cosa, perché non credo sia tanto normale che sia quasi come una gastroenterite. E comunque, tipo l'ultimo ciclo mi sembra è stato forse anche peggio di una gastroenterite. Non penso di essere stata mai così male in vita mia, perché, cioè, tipo ho vomitato tipo 20 volte forse, anche proprio letteralmente, non per scherzare. E ogni tanto neanche uscivo al vomito, perché vomitavo proprio
in quantità, avevo finito tutto da vomitare e comunque poi e il dolore era ancora più forte del solito, era proprio più brutto del solito e quindi non lo so, mi sono proprio preoccupata, è stato bruttissimo e sono stata malissimo. E vabbè, quindi è comunque il ciclo, quindi anche fra molto mi deve venire fra qualche giorno. Poi mi stressa così tanto che io neanche voglio sapere più, ormai da un mese che ho deciso che non voglio neanche più sapere quando mi deve venire. I miei genitori sanno quando mi deve venire, quindi me lo dicono tipo il giorno prima che mi deve venire, che mi sta venendo. Però io durante il mese non so quando mi viene, così non mi preoccupo durante il mese. Però comunque l'ho capito da sola, perché ho capito da sola che sono passati giorni, molti giorni, e che mi deve venire fra pochi giorni, anche se non me l'hanno detto. E quindi niente, non sono molto felice. E comunque quindi in pratica è nato una specie di terrore, cioè non una specie, un terrore per il ciclo, che io durante il mese, anche se ormai ho deciso che non voglio neanche sapere quando mi deve venire, però so che un giorno mi verrà, entro qualche settimana, e al 99,9% soffrirò, perché vabbè, non è che deve per forza succedere che ogni mese sto male, però è da un anno intero che sto male, quindi ogni mese, e quindi ormai ho perso le speranze. Quindi in pratica è come sapere che, cioè tipo facciamo finta, è come se voi sapeste che tra una settimana dovete stare così male, soffrire. E il bello è che dura parecchio, perché spesso, cioè può anche durare 5 ore il dolore più brutto in assoluto, 5 ore intere di dolore bruttissimo, non sempre, ma magari capita pure 5 ore intere di dolore bruttissimo, nausea forte. Mi viene pure da andare in bagno spesso e anche da vomitare, quindi poi vomiti pure magari 20 volte, cioè non lo so, dipende dalla persona, perché magari a voi non vi interessa nemmeno se vomitate o se avete un po' di, cioè molta mal di pancia, perché dipende dalla persona, ma io invece odio queste cose, cioè per me è quasi come morire, per me è bruttissimo, quindi è come se adesso sapessi che fra qualche giorno devo quasi morire in pratica. Comunque io faccio questo video non solo per sfogarmi, perché io parlo di questo con i miei genitori spesso e quindi loro magari poi dicono anche tipo basta, dai, okay, abbiamo capito, ci dispiace, le cose, quindi mi diverto anche a parlarne in questo video. Però vabbè, comunque ho fatto questo video anche per sapere se ci sta qualcuna, cioè se ci sta un'altra ragazza come me che ha questo problema con il ciclo. Non lo so, io in realtà ho chiesto pure a mia zia che è pediatra e cioè a lei dispiace, però mi dice che è normale avere dolore, però non credo neanche bene, cioè non credo sappia neanche bene quanto dolore ho. Però vabbè, non lo so, quindi non so bene se è normale avere tutto questo dolore, sentirsi quasi di morire, vomitare 20 volte tipo, e avere questa fobia, piangere le cose, questa fobia, non so se è normale. Però vabbè, comunque, cioè, scrivetemi nei commenti se ci sta qualcuno che è come me. Però vabbè, a parte il fatto che io sono anche una persona diciamo molto ansiosa e magari stressata, e quindi mi potrebbero stressare, cioè mi stressa quasi tutto, diciamo, mi stressa per molte cose. Però vabbè, comunque questa cosa mi stressa tantissimo, ma poi non è quello il problema, diciamo. Il problema più grande è la sofferenza in sé del dolore, non lo sopporto, è un dolore incredibile, è una sofferenza bruttissima quando soffro mentre ho il ciclo. Poi ho anche provato a prendere molte cose come, cioè tipo antinfiammatori, però diciamo che non hanno fatto differenza. Vabbè, ovvio, ogni tanto magari
ci sta un ciclo in cui sto male, poi un altro in cui sto malissimo, un altro in cui sto male ma un po' meno, però sto sempre male, da quando ce l'ho, da un anno in cui sto male, sto sempre male, e vabbè, comunque, quindi non so che fare, ma poi adesso è da questo mese, prima che mi deve venire, ho iniziato a prendere anche tipo vitamine, vitamine per il ciclo, così magari mi aiuta a stabilizza il ciclo, il dolore, non lo so, perché magari è un fatto di ormoni, non sto provando di tutto, quindi infatti io ogni ciclo tipo ho provato qualcosa di nuovo, mi sembra, e quindi ogni ciclo avevo una cosa positiva a cui pensare, però diciamo che quasi quasi penso proprio che quasi quasi ogni ciclo peggiora sempre di più in realtà. E quindi ormai ho perso la speranza già da 2 o 3 mesi che non penso più positivo e che so che al 99,9% starò malissimo, vorrò quasi morire le cose. E quindi niente, quindi spero tanto che questo ciclo sia meglio, pure perché ho iniziato a fare un po' più di attività fisica, dovrei iniziare a farlo ancora di più perché da tempo che non lo faccio, da qualche giorno. E quindi anche quello magari aiuta, stabilizza il ciclo, qualcosa così, non lo so, spero. E quindi magari questo ciclo andrà meglio, sperando. Vabbè, però comunque, cioè, non voglio spaventare chi magari ha appena iniziato a avere il ciclo, o magari anche chi lo deve ancora avere. Cioè, perché poi iniziate a pensare, ah, mi verrà dolore. Cioè, no, perché sono io l'unica tra tutte le ragazze che conosco che ha veramente questo problema. Magari ci sta chi dice, qualcuno che conosco che dice che è un po' fastidioso qualcosa, però già questo vi fa capire. Penso che tutte quante le ragazze che conosco quando hanno un ciclo mangiano ancora di più del solito e quindi non stanno veramente male. Io invece quando sto male non mangio, quindi io ogni volta che ho il ciclo mangio o pochissimo o non mangio proprio. C'è stata una volta in cui non ho mangiato tutto il giorno, cioè il primo giorno di ciclo in cui stavo male, e quindi questo già vi fa capire che è vero che sto male perché non mangio e soffro e le cose, vomito pure, però vabbè, quindi state tranquille che penso sia un problema solo mio o anche cioè una percentuale bassa di persone sono come me, penso, però comunque ditemelo se anche voi avete questo problema, che lo voglio sapere. E ragazze, comunque spero che vi sia piaciuto questo video, spero vi sia stato utile e comunque mi ha fatto piacere parlare con voi di questa cosa e ricordatevi di mettere un bel like al video se vi è piaciuto e anche di iscrivervi a questo canale. Ci vediamo nel prossimo video. Alla prossima!